sono Mario Gulisano, sono un musicista. Nel mio percorso artistico sono partito dalla musica rock, di ispirazione anglosassone, per poi attraversare le varie fasi della composizione e approdare poi al folk e alla musica world, che è ciò che mi appassiona di più in questo momento. Con l'associazione Darshan abbiamo in piedi diversi progetti per numerosi festival che gestiamo durante il corso dell'anno. Il nostro scopo è l'internazionalizzazione, ossia la possibilità per la Sicilia di collegarsi con il resto d'Europa e, perché no, anche del mondo, e fare in modo di aprire una finestra, un varco bidirezionale, per cui gli artisti siciliani possano veicolare all'estero e gli artisti esteri venire in Sicilia e scoprire, insomma, la magia di questa terra. Al Cantarafest quindi non è altro che uno di questi festival, forse il principale in un certo senso, che nasce proprio come esigenza di sondare le possibilità artistiche internazionali attraverso il genere folk. Ovviamente non poteva collegarsi se non con una realtà rurale, agricola, che fa dell'ecosostenibilità, del biologico, la sua bandiera. Diciamo, cerchiamo di unire la peculiarità del luogo alla peculiarità della musica. Sono Paolo Costa, con mia moglie gestiamo il B&B Sotto i Pini qui a Pisano, che è una frazione di Zafferana. Oltre a occuparci di ospitalità, coltivo qui 3 ettari di terra. In biologico, anche se non ho certificazione, faccio di tutto per essere ancora più restrittivo rispetto a quelle che sono le direttive. Viviamo qua dal 2003, mia moglie ha ereditato questa struttura che abbiamo rimesso in sesto perché era un po' malmessa, con sudore, lacrime e sangue e tanti soldi che non avevamo. Per la parte agricola ho avuto un incendio che ha distrutto tutto e recentemente ho impiantato una parte di questi 3 ettari con subtropicali, avocado e frutto della passione. Abbiamo deciso di unire le forze e di investire sul privato, cioè di avere uno spazio privato che possa diventare pubblico, che possa aprire al pubblico, per poter ospitare questi eventi e avere la possibilità di programmarli in un certo senso con un largo anticipo, in questo modo garantendoci la possibilità di avere artisti che nel frattempo stanno circuitando in Europa. Così facendo abbiamo avuto per esempio artisti dall'Australia, artisti dal Sud America, la possibilità di comunicare un programma già nel mese di febbraio. Per noi rappresenta la possibilità di accendere la lampadina e di dire al pubblico: noi esistiamo, programmate le vostre vacanze in Sicilia perché ci sarà l'Alcantara Fest. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia.